incontro per il percorso di moto oggi con un personaggio, possiamo dire, importante del Valle, con Fabio Bevilacqua. Chi è Fabio Bevilacqua? È l'allenatore della squadra di Serie A2 del Valle Italia. AS Roma, Valle Italia. Non so, ti ringrazio per concedere questo poco tempo che hai a disposizione a devi allenare la squadra, cioè il giovane 8 e mezzo di sera, cioè, la squadra si allena alle 8:30, alle 20:30. Alle 20:30 fino alle 20. Diciamo che tu sei stato anche uno dei fondatori di questa squadra, oltre ad essere allenatore, ci racconti un po' la storia. Sì, beh, questa squadra è nata tanti anni fa, nel 2007, addirittura. Man mano la serie, diciamo, la promozione è salita in A2 nel corso degli anni, adesso sono, questo è il secondo anno che facciamo questa categoria e stiamo cercando di salvarci anche quest'anno, perché anche noi due attaccavamo molto bene lì, comunque giochiamo con realtà insomma molto forti. Per fare un esempio, abbiamo qui un'altra squadra che si chiama Roma, è un campionato molto competitivo, noi cerchiamo, per quello che ci compete, per quello che siamo nostre possibilità, di fare il massimo dell'impegno, diciamo così, di portare a termine insomma questo campionato, cercare questa salvezza che non è sicuramente semplice. Quanti sacrifici? Tanti, una società di A2 nata da, diciamo, da una società al Valle, che è nata questa niente per scommessa, così dice sempre il presidente Butera, però poi sta crescendo, possiamo dire. Sì, sta crescendo anche perché abbiamo avviato anche il settore giovanile, che man mano sta aumentando i numeri, sta migliorando anche dal punto di vista qualitativo, i sacrifici sono tantissimi, perché la pallanuoto è comunque uno sport per cui volete poveri, dove c'è necessità di molto impegno sia da parte di porta avanti questa società, da parte degli stessi atleti, sono mille difficoltà sia logistiche, organizzative, sia economiche, insomma è comunque un grossissimo impegno e c'è sempre tanto lavoro e sacrificio da fare. Voi vi allenate più al Fuori Italia? Cioè, veniamo più al Fuori Italia. Perché è la piscina che permette la grandezza per la Panorama. Normalmente noi abbiamo gestito una vasca di 33 metri, però è l'unica piscina in questo momento a Roma, diciamo, che ci dà la possibilità di svolgere allenamenti insomma, in una vasca grande. Qualcuno dall'altra parte te lo porti qua ogni tanto, certo, l'altra piscina, c'è qualche ragazzo promettente che arriva all'altra piscina. Iniziamo a portare qualche ragazzo da giovanile che si allena in piscina sociale a Corviale, qui al Fuori Italia, adesso ce n'è uno che sta prendendo abbastanza spesso. Naturalmente il settore giovanile sono pochi anni che sta ripartendo, che è ripartito e sta cercando di migliorare come organizzazione, come discorso tecnico, eccetera, però qualcosina si sta vedendo e ripeto, c'è qualcuno che ogni tanto ci ha portato durante la settimana ad allenarsi con la prima squadra. Al di là di questo c'è qualcuno anche della prima squadra, al di là del Valle, sì, che sì, anche nelle nazionali giovanili, bisogna dire, perciò sono già dei risultati raggiunti. Sì, no, diciamo che il lavoro ha portato comunque a far questa Roma, così, questa Roma 2007 al Valle, a farla considerare la realtà, soprattutto qui a Roma e non solo, anche insomma, in Italia, dalla missione interparlando. Abbiamo addirittura qualche atleta che ha giocato con noi, quest'anno ha fatto il salto di Modena in A1, sta giocando con la Lazio Nuoto, ad esempio. Quindi il lavoro sta portando dei risultati. È sempre molto difficile, perché ripeto, di per sé la pallanuoto è uno sport molto difficile, quindi i ragazzi si devono allenare tutti i giorni, qualche volta anche due volte al giorno, quindi in una città poi come Roma, con tutte le difficoltà che ci sono, gli spostamenti, l'organizzazione eccetera, non è semplice, però diciamo che questa Arvaglia man mano sta crescendo e è diventata una realtà del settore abbastanza. Di solito si dice che nelle grandi città ci sono più possibilità per gli atleti, ma quanto vedo che dici tu, insomma, le grandi città hanno anche problematiche per gli atleti, invece dove ci sono piccole realtà l'atleta è più, diciamo, vicino alla realtà. Beh, la differenza diciamo che qua c'è più
sì. Un osservatore. Sì, ecco, beh, questo, sì, questo. Quello sì, però ci sono delle grossissime difficoltà, perché già solo per spostarsi alla sola piscina, perché poi fuori Italia la piscina che diciamo, dà possibilità di allenarsi in vasca grande, infatti le squadre di A1 e di A2 si allenano qui. E già per arrivare per qualcuno è difficile, perché il traffico, lo studio porta comunque a grossissimi sacrifici. Quindi rispetto magari a situazioni, probabilmente vicino a Roma, Civitavecchia o Latina, sì, loro hanno questa, così, questa facilità di spostamenti che gli permette di arrivare magari in piscina a poco tempo e quindi di sfruttare di avere più tempo a disposizione e più tranquillità anche per potersi allenare per fare tutto quello che serve, insomma, ad un ragazzo, ad un atleta, per fare un migliore dei modi. In Roma purtroppo da queste grosse difficoltà di spostamento, insomma, logistico, perché anche i spazi che ci sono molto pochi, perché le squadre sono comunque di 1 o 2, siamo 3-4 che costantemente siamo in questo impianto, e spazi a volte sono veramente paesiali, sono veramente molto pochi. Perciò nell'età di un atleta di pallanuoto, anche il massimo che arriva, quando si esordisce, non è che si può esordire una massima per quattro, una vale, ci sono ragazzi che anche a 15-16 anni già hanno fatto la prima presenza. Hanno già un percorso molto lungo. Naturalmente hanno fatto un percorso, poi la genetica e l'impegno, insomma, sicuramente li ha aiutati. Come ci sono ancora persone che 40 e passa anni giocano in prima squadra, erano diversi, erano diversi, e la differenza la fa la passione, la voglia che hanno di allenarsi, al di là di tutte le altre, diciamo, possibilità a volte legate a una persona di 40 anni, magari alla famiglia, ai figli, al lavoro. Certo. E i sacrifici per l'allenatore invece? Ma i sacrifici per l'allenatore sono qui a Roma, essenzialmente quello di riuscire a organizzarsi con quello che si ha, sia dal punto di vista di spazi acqua, sia dal punto di vista di disponibilità da parte degli atleti, perché ripeto, c'è chi lavora, c'è chi studia, e quindi l'organizzazione è sempre molto legata anche a quello che la giornata offre, cioè lo spazio a disposizione, la possibilità uno di giocare con un'altra squadra, di determinare orari, di determinare cose, di determinare situazioni, perché cercare di gestire tutte quelle che sono legate agli atleti, insomma, non è facile, insomma, la vita è abbastanza complicata. Cioè, insomma, le difficoltà ce ne sono? Difficoltà ce ne sono, tante, però anche lì con la passione, con la voglia di lavorare, cerco di superare un po' tutto. Com'è il rapporto del mister dell'Arvale con i ragazzi dell'Arvale? Ma il rapporto è buono, è naturale che a volte devi essere un po' più cattivo, a volte un po' più condiscendente, poi dipende anche molto dai ragazzi, sono ragazzi a cui non devi dire praticamente nulla e altri intanto devi dire le orecchie, questo sicuramente. Come tutti gli sport. Come tutte le situazioni, anche con i figli, insomma, no? Quindi c'è il momento in cui devi avere il bastone, altre volte poi la carota. Esatto, sicuramente vale anche per gli atleti. Certo. Poi diciamo che il modo, gli sport acquatici ancora più sacrifici, perché insomma. Sì, beh, diciamo che lo sport ad alto livello è comunque sacrificio. Poi ripeto, non essendo uno sport professionistico, comunque uno sport in cui tu hai tante cose da fare, devi studiare, ripeto, di 40 anni hanno figli, lavoro. Ed è uno sport che richiede tanto impegno, tanto sacrificio e tanto allenamento. Quindi devi cercare di mixare, gestire il tutto per poi presentarti il sabato in una condizione che è accettabile. Voi giocate il sabato? Noi giochiamo il sabato, sì. Noi giochiamo il sabato, ecco, dopo domani abbiamo una partita molto importante con un'altra realtà, vicino a Roma, che è Civitavecchia, che è la nostra prossima tradizione. Speriamo di portare, insomma, la prima vittoria a casa della stagione, non sarà facile. Vabbè, non è che è l'inizio del campionato, però diciamo che sono ancora prima. Sì, abbiamo fatto, certo, poche partite. Esatto, è naturale, è stato poco. Certo, è naturale che noi facciamo un campionato sicuramente in cui dobbiamo. Perciò la strada è lunga. Sì, sì, la strada è lunga, dobbiamo cercare di giocare al massimo ogni partita, con le altre difficoltà che possiamo incontrare, legate soprattutto agli allenamenti, perché purtroppo lo spazio è poco. Però è sabato, vediamo questa partita molto importante, poi ci fermeremo per un mese circa per Natale, dopodiché fino a maggio più andiamo avanti cercando una partita del massimo.
Quanti iscritti a Valvale a Pallanuoto? Ma attualmente la squadra è composta da 20 allora, no? Sì, sì, la, poi, squadra, la prima giorno... squadra è composta da 20, poi ci sono tutte le varie categorie, dalla scuola Pallanuoto, dalla diciamo l'acqua gol fino alle categorie 11, 15, 17, 20. Diciamo che c'è stato un grosso incremento, adesso i numeri di preciso non lo ricordo, però già rispetto all'altro anno. In crescita. Sì, sì, sicuramente in crescita. C'è un altro allenatore che sta facendo buon lavoro, e anche lì è una questione di tempo, è una questione di pazienza, e quindi si vedono già i primi risultati e credo che si prosegui su questa strada a qualcosa di molto buono si arrivi entro poco tempo. Il presidente Budera che appoggio l'ha? Il presidente Budera è sempre presente alle partite del sabato quando è possibile giochiamo a Roma, certo, ci dà un grosso apporto, è sempre molto disponibile. Spesso lo disturbiamo anche perché noi, avendo difficoltà ad allenarci qua, chiediamo uno spazio nella piscina sociale, la sociale a Corviale, lui è sempre molto disponibile. Grazie. Dove gli piace? Il problema è che la piscina è grande, è omologata per la Pallanuoto, Corviale, insomma, no, però là sopra vi trovate ancora ritrovate meglio. Ma diciamo che comunque questa squadra deve avere una sua identità, l'identità è quella della sede sociale, la sede sociale è quella. Sicuramente non è fuori Italia, esatto, quindi però, comunque quando si va lì, poi io personalmente avendo iniziato già dalle categorie più basse, insomma per un po' tutta di partenza. Sicuramente è la nostra casa. Grazie mister. Grazie a tutti per l'interessamento. Bene, ci ritroviamo con il presidente della Valle, Claudio Budera. Nei primi incontri, insomma, il programma sta andando in onda, per forza di nuovo, sì. Devo dire che sta avendo riscontri. Sì, sono molto contento perché vedo poi le visualizzazioni quando mettete in linea, diciamo, questo online, le varie puntate, e poi, diciamo, io nel mio profilo Facebook e negli altri profili social, avendo tante persone amiche nell'ambito del nuoto, vedo è molto seguito, è molto visualizzato, come si dice in genere. Allora, presente, innanzitutto questo incontro per fargli buon Natale a tutti gli atleti del gruppo Arvale, che sono tantissimi ormai. Questo è un periodo, diciamo, molto ricco e denso di impegni, questo di dicembre, perché, diciamo, inizia la stagione delle gare, inizia la stagione della pallanuoto, inizia la stagione del nuoto agonistico, già dalla fine del novembre, e anche le attività delle varie piscine della scuola nuoto hanno il loro gruppo che si chiamano le cosiddette crete di Natale, no? Esatto. Le abbiamo fatte domenica scorsa a Nepi, è andata molto bene, e domenica prossima ci sarà la gara sia a Roma in contemporanea che a Venezia. Motivo per cui io, dovendo presenziare, non ho mai mancato un'edizione della gara di Roma di Natale e mi hanno obbligato a scegliere Roma e non poter essere comunque sarà ben rappresentato da Simone Bernardesi, perciò ci sono comunque sono persone che stanno lavorando molto bene e sono insomma massima fiducia nel loro operato anche nell'organizzazione di questa gara di Natale. È anche un momento importante perché in ogni manifestazione raccogliamo dei fondi, cioè quelle cosiddette tasse di iscrizione che chiediamo agli atleti vanno interamente nei fondi di beneficenza. Abbiamo fatto domenica scorsa a Nepi, erano più di 1000 euro, oltre 200 iscritti che hanno pagato una tassa di 5 euro, questi 1000 euro sono andati in beneficenza alla parrocchia, ai comuni di Norcia e di Matrice per diciamo, la ricostruzione del terremoto. Devo dire che anche sicuramente anche a Lamezia e anche a Roma questa gara di solidarietà verrà ben corrisposta. Diciamo che allora si è sempre molto distinta dal fatto della solidarietà, sì, questo sì, dobbiamo dire, sì. È proprio quello scopo, diciamo, no? Sì. Perciò insomma vi fa sempre onore. Insomma, abbiamo parlato con il mister per quanto riguarda con Bevilacqua, per quanto riguarda la Pallanuoto, devo dire che ci sono bei numeri, sta crescendo la società con tanti sacrifici,
da parte di tutti, da parte del presidente. Insomma, però il campionato non è iniziato sotto. Ma diciamo, però e poi siamo le prime partite, diciamo. Dobbiamo dire, la Serie A 2 è un plus perché ha dei costi molto grandi, perché si pensa che noi già abbiamo fatto una trasferta. Frosinone, l'ultima trasferta non era molto lontano, la prima è stata a Siracusa. Quindi abbiamo trasferte quest'anno, altre trasferte in Sicilia, cioè sicuramente Palermo che abbiamo ospitato 2 settimane fa qui a Roma, ma a ritorno andremo a Palermo. Abbiamo Bari, abbiamo diverse trasferte impegnative e portare comunque uno staff di 20 persone dal punto di vista economico è una bella sfida. C'è il contributo degli sponsor? C'è il contributo degli sponsor, che è sicuramente importante, però insomma in questa fase di crisi italiana non è mai abbastanza, insomma, perché la sponsorizzazione delle forme di pubblicità nel mondo sportivo sono un po' calate, certo. Insomma, purtroppo la crisi si è fatta sentire e prima che si ritorni ai cosiddetti bei tempi ci vorrà ancora qualche anno. Per te ti vuoi continuare la passione? Ripeto, sicuramente è un lusso, però è anche importante dare questa ribalta ai ragazzi come obiettivo, per cui i ragazzi vengono fin dai 9-10 anni da noi, ne abbiamo più di 50 iscritti alle varie squadre giovanili, e sono i primi supporter dei primi tifosi, i primi che vedete in prima fila quando si giocano le partite in casa e a volte vanno anche in trasferta a seguire la loro squadra. E devo dire che è un motivo d'orgoglio questo, perché si forma il vero spirito sportivo in questo modo e la squadra si sente, diciamo, questo sentimento di appartenenza. E una cosa di cui noi andiamo fieri, che forse ci hanno fatto un po' tutti i complimenti, è il tifo che abbiamo. Abbiamo un tifo con i tamburi, sì, abbiamo un tifo con i tamburi, con i striscioni, abbiamo uno slogan: il cielo si oscura, Arvaglia fa paura. Quindi, devo dire che tutta questa coreografia è importante, perché comunque insomma, i ragazzi si sentono parte di un gruppo con gli obiettivi e in un ambiente sano. Presidente, nella prima intervista lei mi parlava di scommesse, lui dice per me è tutta una scommessa, è tutta una scommessa. Insomma, questa scommessa possiamo dire che è arrivata a metà quasi vincente. Sì, perché cioè, per noi non è tanto importante la Serie A 2, A 1 o Serie B, l'importante è partecipare, diciamo, ottenendo comunque le nostre soddisfazioni, i nostri successi e nello spirito giusto, nello spirito sportivo giusto. Io rispetto dell'avversario, lealtà sportiva, eccetera, eccetera. Questo ci viene riconosciuto in ogni piscina dove andiamo, nei play-out che abbiamo fatto nella scorsa estate, che ci hanno permesso di rimanere in Serie A 2, siamo stati... E questo è il secondo anno in Serie A 2, secondo, giusto? Siamo stati in Lombardia, adesso non ricordo bene la località, comunque ci hanno fatto i complimenti e rimangono delle amicizie, poi dei contatti, certo, che... Certo. Che nel tempo, dai, c'è questo, forse c'è la stagione con altre realtà, insomma. Perciò la realtà del Valle, insomma, possiamo dire per questo Natale e per quelle per più che soddisfacente. Facciamo quindi gli auguri di buon Natale, buone feste a tutto lo staff, prima di tutto, sia di Nepi, sia di Lamezia che di Roma, senza di loro tutto questo non potrebbe esistere, però facciamo gli auguri a tutte le famiglie, perché è importante anche il loro supporto, soprattutto anche alle famiglie dei ragazzi che fanno l'agonismo e che senza i loro sacrifici anche i ragazzi non potrebbero mantenere queste attività così importanti. Grazie Presidente Fabio Butera per avermi ancora una volta ricevuto qui a Roma, per avermi ospitato, sopportare di pure, però insomma penso che... Speriamo che questa iniziativa di Percorsi Nuovo continui ancora per molte puntate, perché sono convinto che più andiamo avanti e più diventa interessante, più seguita. Grazie Presidente, buon Natale.